Adesso arriva l'estate, anzi è già arrivata qui a Roma e c'è molto caldo. Ecco, il caldo non aiuta i pazienti con sclerosi multipla. Ai tempi di Charcot, che fu la prima persona che fece una diagnosi e ci descrisse la malattia, per fare la diagnosi si immergevano i pazienti in una vasca di acqua calda e poteva notare come i disturbi peggioravano notevolmente. Quindi qual è il consiglio che do ai pazienti? Di evitare il caldo, e soprattutto durante le ore pomeridiane, quando fa più caldo, e anche negli ambienti domestici, quindi devono essere degli ambienti areati. Questo non vuol dire non stare all'aria aperta. Abbiamo visto che ci sono dei dati che, per esempio, la vitamina D, i raggi ultravioletti possono essere positivi per questa malattia, però è proprio un problema di maggiore difficoltà, per esempio nel movimento che avviene, e maggiore fatica che avviene quando il soggetto ha un aumento della temperatura corporea esterna o anche interna. Per esempio, sappiamo benissimo come peggiora un certo sintomo nei pazienti che sono affetti da febbre, e quindi in questi casi è molto importante tenere subito abbassata la temperatura corporea con farmaci antipiretici.